Oh, Chiara, ma cos'è sto coso? Oddio! Chiara, no, ma cos'è? No, ma che brutto, ma che Ma che razza di creatura è? Ma guarda! No, scappiamo. Oddio, via, scappiamo, No, scappiamo. Chiara, scappiamo Ma non immediatamente. è già scappato? No, infatti, ma dov'è finito, nonno? Nonno, Ci ha ci abbandonati sei? qui da soli! Ma infatti, nonno, ma ci sei? Nonno? Nonno? Ma non Ma la c'è? creatura? Come? La creatura? No, ma infatti, È dov'è la creatura? scomparsa. No, è impossibile. È impossibile. Dennis? No, allora facciamo una cosa. Chiara, allora chi se ne frega di nonno? Ha deciso di andarsene bene. Lasciamolo lì. Meglio così. Esatto, probabilmente non lo so, si sarà cagato addosso probabilmente, quindi è scappato prima di noi. Ah, intendevi nonno, pensavo alla creatura. Vabbè, anche la creatura in effetti, perché è molto strano. Cioè, prima ci stava inseguendo, dov'è finito? Oh, cos'è? No, io sto Non lo so, sentendo è cose scomparso nel strane. nulla, era dietro di noi. Esatto, quindi allora andiamo su questa strada. Qua ci sono Continuiamo il sentiero. pure delle panchine, esatto. Anche noi abbiamo visto prima, di venire in quest'isola, che ci sono tutti questi scheletri. Ma appunto non è Beh, infatti, ma chi normale. sono? Infatti, cioè, sono per forza persone morte, perché non possono essere, non so, mucche Quindi altra gente è morte. naufragata prima di noi. Esatto, può essere. Cioè, ecco, questa cosa mi fa anche paura, perché se questi qua hanno fatto questa brutta fine, noi che fine facciamo, Anche Chiara? noi potremmo fare la stessa fine. Esatto, e questa è la cosa che mi mette molta preoccupazione. Io intanto devo mangiare perché sto morendo di fame. Ok, Sì, perfetto. anch'io ho un po' fame. Esatto. Allora, forza, Camminiamo andiamo. da un po', quindi ci sta. Infatti. Non so, sinceramente. Cioè, Cosa, poi cosa sono ste robe? Perché è come se io ci entrassi dentro, porca miseria. Cioè, guarda. Hai Ci fanno visto? Pure io infatti prima. saltare. Che schifo. Scusa, ma chi è quello davanti, Chiara? Ma non è che è sangue? Non so, ma chi è quello davanti? Oddio. Ma è tipo girato di Ma chi spalle? è? È girato di spalle. Scusa. Ma sembra un dottore. Infatti. Benvenuti in quest'isola, vi stavo aspettando. Salve! Ma chi è? Ma okay, questo qua è deficiente, ma come parla? Scusa. Infatti. Ma poi chi è? Infatti, salve, ci dica chi è lei? Io sono un dottore, diciamo. Un dottore. Ma come un Già, dottore? non Ma scusa, ma so neanche lui. ok, va bene. Sì, ok, quindi. Vi ho preparato queste case perché in questa isola abitano altre persone, però nessuno è mai riuscito a scappare. Come altre persone? Questa cosa non è deficiente comunque, eh. Cioè, mi scusi, Ma eh. questo ci ha costruito le case a noi, come faceva a sapere No, che ma ce infatti, ma l'avevamo? Chiara, ma è un deficiente. Quello Aspetta. scuro. Dice Ho dottore, però. capito, signor dottore. Lei è un. Si vede un asso nella manica, ma in che senso non è mai riuscito a scappare nessuno? Nessuno è mai riuscito a scappare da quest'isola. Per Mi sembra strano, ok. Beh, in questo effetti. quei morti. Infatti. Ma non è che lui ci fa gli esperimenti con Chiara, ma quelli. dove è andato? Ma è scomparso! Chiara, ma. Ma! Era qua davanti, l'ho visto sparire! No, dai, non è possibile. Dov'è? Non lo so! No, ok. Aiuto! Allora, no, però se non mi parli mi metti ansia, allora. Quindi praticamente. No, era qua No, davanti, sono scioccata. era qua davanti. Ok, vabbè. Allora, nessun problema. Ma quindi queste case di chi Carine queste sono? case. È vero, molto carine. Questa è casa di Luni, sa? Perfetto. No, non pensavo. Addirittura. La mia? Infatti. Non so. Magari questa rosa può essere, perché poi può darsi che magari ci siano. Ma non mi piace molto. Magari quella viola. Quella via. Ma scusa, ma C'è in un che. cartello. C'è un cartello, ma dai, ma come hai fatto ad Ma indovinare? meno male! Ma Ma è scusa. bellissima! No, ma questo dottore ci conosce già, scusami, perché ci conosce i nostri Ma gusti infatti, sai i pure. nostri gusti? No, non è normale. Questa cosa è preoccupante. Ma poi, scusa, ma non c'è nessuno dei nostri amici, perché hai preparato. Amici, amici. Gabri! Amici! Gabri! Gabri, ti sei Gabri! trovato! No, Sì! vabbè. Gabri, ma tu non hai idea di cosa è successo Cosa è finora. successo? Abbiamo visto una creatura stranissima. Poi abbiamo visto un Come? dottore pazzo che ci parlava, che faceva tutto così, no? E poi Ma come? quell'indiano, quell'indigeno. Sì, pure l'indiano che faceva tutto Uga così. Ma Uga, si è Sì! morto. È morto per via di quella Ma creatura. come è morto? Sì, l'ha uccisa quella Secondo creatura. me non ci sta credendo, Gabri. Secondo me no. Ma scusa, hai visto quanti scheletri ci sono in questo posto, Gabri? Sì, ho visto dal sentiero. Esatto, non siamo noi. Questa è la cosa strana che Ma mi sto chiedendo. come? Non siamo Ma impazziti cos'è noi. questo posto? Allora, questo posto ha detto il dottore che dovrebbe Il essere. dottore è un po' scemo. Sì, completamente scemo. Cioè, quello là, secondo me, ha qualche problema nel cervello, secondo me. No. Io lo dico.
No, perché tu non hai visto Gabri, ma era completamente fuori. Cioè, faceva ma tutte com'era cose quello? Tipo, faceva cose strane. Aveva tipo tutta una barba, era pelato. Poi faceva, non è importante sapere, sono un dottore. E poi faceva tipo. È un dottore, diciamo. Ma non è che lui sia. Ma com'era quel dottore? Ma è pazzo. Esatto, è un dottore pazzo. Diciamo di sì. Sì, secondo me sì. E poi ci ha preparato ste case. Ok, vabbè, grazie. Perché ha detto perché ma nessuno... Ma sono nostre queste case? Sì, sono nostre perché nessuno è mai riuscito a scappare da quest'isola, ha detto. È un po' preoccupante come cosa, infatti. Però avere delle case, non stare in mezzo alla natura, diciamo... Sì, sono belle anche. Bello. Esatto, sì. Ok, abbastanza strano. Andiamo da questa parte, perché questa è casa mia, ok? Dovrebbe qual è essere... la tua, questa qua azzurra? Sì, perché c'è il cartello. Infatti c'è il cartello. Ok, perfetto. Allora, casa mia praticamente... Casa di Dunis. Guarda, bellissima. Bella. Porca miseria, guardate ma qua. Ma la TV cosa c'è? Scusa, in che senso? Cosa c'è? Guarda, vieni a vedere. Venite. Ma oddio! Cos'è? No, ma scusa, ma chi è stato a mettere questo non canale? Non lo so. Ma è stato per forza il dottore? Sì, sicuro. Sì, sai i tuoi gusti. Scusami, come ti permetti te? Ma questa cassa cos'è? E infatti cos'è? Cos'è? Oddio. Oddio! Sono tre spade. Non sono tre spade. Questa no, è una spada di zaffiro. Poi questa è una cerbottana. E questa è la freccia della cerbottana. Ma grazie. Oh mio Dio. E ce l'ha messa il dottore qua, secondo me. Sì, molto sicuro. Bello. E noi? Voi esatto. Probabilmente ce l'avete nelle vostre case. Oggi cioè, andiamo a vedere, no? Ma quali sono le nostre case? Allora, Chiara ha il cartello, tu invece, secondo me non hai il cartello. Quindi vai a vedere un attimo qua in giro per vedere quali sono le vostre case. Io intanto faccio un giro qua nella mia casa per vedere cosa c'è qua dentro. Oh, porca miseria, ma chi è stato a costruire questa casa? È stato davvero il dottore? Quello là non mi sembra capace. Comunque è veramente bellissimo. Poi qua c'è una sorta di ascensore, perché io lo riconosco questi ascensori. Ah, qua c'è la cucina. Wow, è bellissimo. Ma che... No, veramente, ma come... Ah, poi qua c'è pure la scrivania con il computer, a quanto ho capito. Esatto, mi hanno messo pure il computer e la stampante e pure le luci. Oh, ma grazie, questo dottore è veramente gentile. Anche se secondo me, non lo so, mi puzza. C'è qualcosa che in lui non mi va. Non lo so, secondo me è strano. Non saprei. Dennis! Oh, Chiara, ciao! Ho trovato anche delle cose, una spada e dei panini. Sì, fammi vedere la spada. Oh, che bella! Quando... Dennis, anche io ho trovato. Sì, ma in quale casa hai trovato, scusa tu? In quella rossa. Ma sei sicuro sì. Che quella è la tua? Credo sei di sicuro? Sì. Ok, credo perfetto. Credo di sì, però non c'era nessun cartello. Se dici ancora una volta credo di sì, ti taglio la... No, non volevo, scusa. La lingua con questa spada, poi vediamo. Oddio. Ok, oddio, allora. Che bella. Ah, esatto, perché voi non l'avete ancora vista, ma molto... Adesso con questa qua possiamo sconfiggere tutti quanti. E comunque, ragazzi, vi stavo dicendo prima che questo dottore è veramente strano. Molto strano, è anche un po' inquietante, sinceramente. Esatto, io... Ma faceva sapere i nostri gusti. Io non mi fido di lui, io ve lo dico. Non mi, anche se sembra scemo, ma fidatevi, secondo me... L'abbiamo appena pazzi. Conosciuto, come facciamo a fidarci? Io non l'ho neanche conosciuto. Appunto, Gabriele nemmeno sa chi è. Però, cioè, parlava strano. Poi, no, non lo so, io non mi fido. C'è qualcosa in lui che mi dice che... Non va bene, c'è qualcosa, non so, di strano. È un po' pazzo, puzza un po'. Esatto, poi Gabri non si può esprimere perché purtroppo non infatti, non posso esprimermi io. Esatto, vabbè. Allora, facciamo una cosa, guardate. Andiamo nella foresta perché praticamente devono trovare comunque sia cibo, comunque altre risorse. Perché non dimenticatevi, noi dobbiamo andarcene da quest'isola, anche se il dottore non dobbiamo ha detto... Dobbiamo scappare. Anche se il dottore ha detto che non, nessuno è mai riuscito a scappare da quest'isola, anche se... Scusate, io non voglio restare su quest'isola deserta per sempre. Cioè, voglio tornare a casa mia. Esatto, con il mio bel PC, con tutte le cose. Cioè, veramente, figuriamoci se sto qua su quest'isola da parte. No, assolutamente no. Io ho visto, no. C'erano solo i portatili. Che schifo. Esatto, ma che schifo. Cioè, sì, esatto, io vero. Ho il mio PC fisso. Comunque, quest'isola è praticamente molto strana, perché poi qua è tutto quanto foglie, tutto quanto strano. Tutta foresta, poi giungla. Esatto, poi io non mi fido nemmeno ad andare. Ma guardate qua. Ma cos'è questo posto? È imponente. Gabri, la giungla, cos'è questo posto? È pauroso, te? Immagina. No, però ci sono delle montagne strane. Questo sì, questo è vero, l'ho notato anch'io. Comunque, visto che siamo nella giungla, forse potresti alzare la voce, perché io non ti sento. Scusa. Perché ci sono le fronde degli alberi, ci sono, non lo so, altre cose, porca miseria. È su. Oddio. Cosa hai fatto? Oh mio Dio, no, qua ci ammazzano, ci vanno fuori. Ma cosa sono? Sono le ombre di prima. Ma infatti, no, queste secondo me, no, chi è stato a me? Allora, prima di tutto, cosa sta succedendo, prima di tutto? Perché compaiono queste ombre dal nulla? C'è un'altra là dietro.
Allora, aspetta un attimo. Ma poi di prima quando, Chiara? Tu le avevi viste altre volte? Chiara? Sì, là dietro l'avevo vista, ma non pensavo ci attaccassero. Esatto, perché prima forse c'erano. Allora, può darsi che questi siano gli spiriti della foresta, ma sinceramente mi sembra strano, perché comunque di solito gli spiriti non è che stanno qua nella foresta. Comunque lasciamo perdere. Ma infatti io l'ho vista là dietro, pensavo fosse una cosa che ho visto io e basta, non pensavo fosse un mob, qualcosa che attaccasse. Infatti sì. Può darsi. Beh, allora non lo so, mi puzza, perché prima c'è il dottore strano, poi dopo ci sono queste, ma non è che è stato il dottore che ci ha messo queste ombre? Che adesso a me non viene, credo, viene il cioè dubbio, spero di no, più che altro. Adesso mi viene il dubbio comunque, cioè nel senso non è possibile. Dennis Magabri? Oh, ma in che senso, Chiara? No. Non c'è più. No, come sarà no? Sarà scappato come nonno? Non è possibile. Sempre questi qua che scappano, che si cagano addosso. Probabilmente ma se ne vanno tutti. Avranno ricoperto questo terreno di schifo, guarda, per non dire qualcos'altro. Allora, non è possibile. Tutti quanti che si cagano addosso, ma non è possibile. Cioè, ogni volta quando succede una cosa, prima la creatura, poi queste altre creature, le ombre. Ma non è possibile, dai, ma quest'isola, prima di tutto, quest'isola è infestata da tutto e di più. Pure ma infatti, ma prima, cioè, invece di restare uniti, ci dividiamo così. Infatti, in due. Ho capito che ci spaventiamo, ma dovremmo, insomma, stare uniti. Come dici tu, non è che possiamo andarcene, se no dopo scattiamo e moriamo. Non funziona. Ma infatti, così. Restiamo da soli e non sopravvive nessuno. Esatto, tutti dei cagoni proprio. Ma non è possibile. Quello è il dottore. Ma che ci fai in casa tua? Quello è il dottore. Ma infatti, oh, porca miseria!